Grazie Presidente, colleghi senatrici, colleghi senatori, rappresentante del Governo. Oggi licenziamo definitivamente, con ferma convinzione, la conversione in legge del decreto numero 4 del 28 gennaio 2019, che reca disposizioni in materia di reddito di cittadinanza e pensione. Rispetto al testo già approvato in quest'Aula, la Camera dei Deputati in estrema sintesi ha aggiunto ulteriori tutele per le famiglie a cui interno vi siano disabili e figli minori, aumentato i casi di sospensione o perdita definitiva del reddito di cittadinanza per alcune fattispecie di reati e condanne penali, ha soppresso il limite di 45 anni per poter riscattare le annualità dei corsi di studio universitario. È previsto un incremento del personale preposto a verifiche e controlli sui richiedenti il reddito di cittadinanza. Quest'ultima è una misura unica e innovativa di contrasto alla povertà, alle diseguaglianze e all'esclusione sociale con ricerca attiva del lavoro. Per i nuclei familiari composti esclusivamente da una o più persone di età pari o superiore a 67 anni, esso si chiama pensione di cittadinanza. Con diversi emendamenti si è voluto evitare la possibilità che ci fossero richiedenti tentati da dichiarare il falso, pur di ottenere il suddetto beneficio, magari nell'impossibilità da parte di preposti al controllo di poter verificare la veridicità delle dichiarazioni, come invece è possibile fare nei confronti dei nostri concittadini italiani ed europei. Sembra che ci siano persone desiderose di fare profitti e che taluni avvocati, tifosi dell'invasione dell'Italia, stiano affilando le loro armi per estendere questo beneficio indistintamente a tutti gli stranieri presenti in Italia. Poiché sono stati acclarati più di 5 milioni di italiani in povertà assoluta e le risorse economiche e finanziarie sono limitate, auspico che si comprenda quali siano le effettive intenzioni del legislatore e dell'impossibilità materiale di poter mantenere tutti i diseredati che ci hanno già invaso. Questi provvedimenti sono molto auspicati dagli italiani, come il meglio noto quota 100, cioè la facoltà concessa ai lavoratori in via sperimentale per 3 annualità di andare in pensione avendo 62 anni di età e 38 di contributi. I lavoratori privati che hanno raggiunto i requisiti entro il 31 dicembre 2018 potranno ritirarsi dal lavoro già dal 1 aprile. Chi li raggiungerà successivamente potrà andare via 3 mesi più tardi e la finestra è trimestrale. I lavori pubblici avranno invece finestre di 6 mesi, con un preavviso di altri 6, e potranno lasciare il lavoro dal 1 agosto. Per evitare i disservizi nel mondo scolastico, i lavoratori della scuola invece dovranno aspettare il 28 febbraio di ogni anno per poter andare in pensione ad inizio del successivo anno scolastico o accademico. Tutti coloro che optano per la cosiddetta quota 100, e finora è stata richiesta già da 100.000 lavoratori, non potranno cumulare l'assegno con redditi da lavoro superiori a 5.000 euro annui, fino al raggiungimento dei 67 anni di età. Inoltre, il loro assegno pensionistico sarà più leggero, stante il versamento di minori contributi. Per favorire e stimolare il ricambio generazionale tra lavoratori anziani e giovani, la legge di conversione prevede lo sviluppo di una formula già esistente ma poco utilizzata finora. Le imprese in crisi o con esuberi potranno utilizzare i fondi di solidarietà di settore per consentire l'uscita con 3 anni di anticipo rispetto a quota 100, quindi 59 anni e 35 anni di contributi. Il fondo, con oneri a carico delle imprese, pagherà l'anticipo pensionistico fino al raggiungimento dei requisiti per quota 100. La novità è che le imprese non devono pagare anche i contributi per gli anni mancanti alla pensione.
Il provvedimento oggi in esame si è reso proprio necessario alla luce degli effetti distorsivi e devastanti della legge Fornero nei confronti del mercato del lavoro e dell'aumento sempre più preoccupante della disoccupazione giovanile. Negli ultimi anni abbiamo assistito a un progressivo allungamento dell'età pensionabile per adeguarla alla speranza di vita dei lavoratori. La legge Fornero col tempo è diventata una diga di contenimento a un grosso bacino di lavoratori da tempo in età pensionabile e che la percepiscono sempre con maggiore insofferenza. In particolar modo nella pubblica amministrazione, dove il blocco del turnover abbinato a prolungamento dell'età pensionabile ha aumentato l'età media di lavoratori a 55 anni, esageratamente elevata rispetto alla media europea. Al fine di ovviare a questo problema si è già intervenuti col provvedimento Concretezza, che sblocca il turnover e consente un rapporto paritario fra i lavoratori in entrata ed uscita e permetterà sicuramente un significativo e auspicato ricambio generazionale attraverso l'assunzione di giovani che sostituiranno i lavoratori che andranno in pensione. Grazie. Quota 100 continua convintamente in questa direzione e nei prossimi 3 anni cercherà di far defluire da questo collo di bottiglia un po' di lavoratori, così da rendere successivamente più agevoli il raggiungimento del vero obiettivo che si è posto questo governo: 41 anni di servizio indipendentemente dall'età. Nel lavoro privato probabilmente non ci sarà un sicuro ricambio paritario, ma si è voluto contribuire al ricambio generazionale fornendo alle aziende un impulso positivo che può renderle economicamente più forti, competitive e appetibili sul mercato del lavoro. Poiché questa opportunità è stata già accolta favorevolmente da 100.000 lavoratori in possesso di questi requisiti, possiamo affermare che avrà un impatto positivo sul mondo del lavoro. Infatti ci troviamo nella condizione di ribadire con forza che si può sostenere e stimolare il passaggio generazionale. Dall'età di molti lavoratori ancora in servizio si può dire che i nonni stanno lasciando il posto di lavoro ai figli, così avranno un po' di tempo da trascorrere in famiglia e con i nipotini. È altamente probabile che un posto di lavoro sicuro consenta ai nostri giovani di pensare ad una famiglia e sia un forte impulso anche per le natalità. Quota 100 è una facoltà volontaria, un modo aggiuntivo per accedere alla pensione assieme a tutti gli altri accessi ordinari già previsti o regolati dalla disastrosa riforma Monti-Fornero. Pertanto si potrà continuare ad andare in pensione utilizzando indifferentemente sia la Fornero, sia Quota 100, l'APE Social, la pensione di anzianità, l'opzione donna o i provvedimenti previsti per i lavoratori precoci e quelli per le attività particolarmente usuranti. Fra le norme che stiamo approvando si prevede che l'INPS effettui un monitoraggio mensile per l'anno 2019 e trimestrale negli anni successivi sulle domande di pensionamento e fornisca al Ministero del Lavoro e a quello dell'Economia la rendicontazione tempestiva degli oneri che ne derivano, proprio per evitare scostamenti dalla spesa prevista. Disciplinano inoltre la riforma della governance dell'INPS, l'ente che gestisce le pensioni e l'assistenza, e quella dell'INAIL, l'Istituto per l'assicurazione sugli infortuni sul lavoro. Dispone il passaggio da una gestione accentrata nelle mani del Presidente ad una collegiale, senza comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In questi enti verranno ripristinati i consigli di amministrazione, che erano stati aboliti molti anni fa, e saranno composti da 5 membri di nomina governativa, compreso il Presidente. Oggi è un giorno speciale perché finalmente la Lega mantiene la promessa di scardinare la legge Fornero fatta in campagna elettorale. Nessuno può dimenticare il dicembre 2011 e quel provvedimento che il governo Monti ironicamente chiamò Salva Italia. È proprio l'articolo 24 di quel governo tecnico
che quel governo tecnico e chi lo ha sostenuto, alcuni purtroppo ancora seduti in quest'Aula, ha approvato la riforma Fornero creando una piaga sociale degli esodati e bloccando il ricambio generazionale nel mercato del lavoro. Hanno colpito i lavoratori italiani in maniera vigliacca, subdola e ingiusta, giustificando gli interventi come necessari ed urgenti, facendo cassa a spese di pensionati e di quello che stava andando in pensione. Sono storie di questo Paese, anche i miliardi di aumento del deficit pubblico che il governo Monti ha prodotto e aggiunto sulle spalle dell'Italia. La invito a concludere, senatrice. Un momentino. Allora, quota 100, un esercizio di coerenza per la Lega, che sancisse ufficialmente la fine di una stagione di supina obbedienza alle leggi calate dall'alto e dettate dall'alta finanza europea, contro gli italiani, come è stata per l'appunto la legge Fornero, che vietò la pensione ai lavoratori che avevano il sacrosanto diritto, dopo una vita di lavoro, di godersi il meritato riposo. Abbiamo così cercato di mitigare gli effetti punitivi di questa legge che dall'oggi a domani ha innalzato repentinamente l'età anagrafica di accesso alla pensione e allungato di parecchi anni la maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia ed eliminato quelle di anzianità. Quota 100 dimostra che, se ancora ce ne fosse bisogno, il rispetto e la coerenza fra le promesse elettorali di questo movimento e che poi si traduce in fatti. Coerenza e rispetto che si contraddistinguono dagli altri. Secondo la mia opinione, l'INPS dovrebbe essere scorporata fra assistenza e previdenza come negli altri paesi europei. Si farebbe finalmente luce sull'entità dei contributi versati dai lavoratori che dovrebbero essere utilizzati esclusivamente per le loro pensioni, mentre per l'assistenza dovrebbe provvedere la fiscalità generale. Probabilmente si scoprirebbe che anche gli italiani potrebbero andare in pensione prima di 67 anni attualmente previsti. Grazie. Grazie.